berbetto, eh? Ci siamo. Oh, cazzo. Sta scena qua è tosta. Fateci passare. Se tenete la pelle, girate i tacchi e tornate indietro. Non ce l'abbiamo con voi. Vogliamo solo Robert. Nessuno vi costringe. Girate i tacchi e andatevene ora. Non andrò da nessuna parte senza Robert. Stronzetta, porta il culo fuori, altrimenti ti spacco quella testa di cazzo. Non si vede che stai recitando, no! Arrivo! Oh. Sei pronto? Sì. Mi ammazza, porca troia! Ti copro. Trova il punto migliore. Pagherai per questo! Beh, ma proprio una mira che quelle... Quelle infallibili invece, guarda un po'. Spara, su. Perfetto. Cioè, appostissimo, signori. Anche tu. Come ha fatto a mettere insieme... Super top. Robert è bravissimo a scrivere a segno indietro. Mettiamo fino a... Vieni, vieni, ti faccio vedere dove si passa. Poi mi fai passare anche tu, eh. Allora qua vi devo far vedere una cosa sicuramente... Una cazzata, però divertente. Allora, lei adesso ci aiuta a salire. Noi questo cancello non lo possiamo aprire da dentro. Quindi tipo, è inutile. Però se tipo noi... gironzoliamo qui e ricaschiamo sotto, aspetti tipo qualche secondo, state a vedere, e lei torna a riprendervi. Cioè potrei continuare così fino all'infinito che lei torna a tirarci su. Da un lato è una cazzata, poi dall'altro comunque dimostra come è fatto bene questo gioco e che è stato curato in ogni dettaglio. Cioè questo gioco calcola ogni possibilità, cioè qualsiasi cosa che può succedere nell'attività mentre stai giocando. Quindi insomma, è bella questa cosa. Di qua, Joel. Altri della banda di Robert. Merda. Come sai che stanno arrivando? Due dei nostri sono morti cercando di far fuori Tess. E ora lei e Joel stanno venendo a prendere Robert. Cristo. Non avremmo dovuto accettare questo lavoro. Non dipende da noi. Dividiamoci. Preciso e assicuriamoci che non entri nessuno. Ok. Forza. Voglio uno. Zitto. 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 Zitto, tesoro. Dove vai? Volevo dirtelo. Ero in Jordan Street e sono arrivati un sacco di soldati con un gruppo di 5 civili in manette. Fammi indovinare. Luci? Sì, li hanno messi contro un muro. Bang, bang, bang. Li hanno fredati tutti. Cazzo. Sì, dicono che sia così in tutta la città. Li stanno facendo sopra. Brava, brava, ti sei resa utile, grande. Preciso e pulito, Texas. Ok, ho bisogno di munizioni. Guardi. Cioè, in realtà no. Però sì. Al massimo, vaffanculo. Quasi quasi mi tolgo un po' di vita per avere quelle. Tu hai qualcosa da smerciare, tesoro? No. Tu nemmeno. Vabbè, eravate tipo gli obiettivi più facili da stendere in toto. Allora, vabbè, andiamo di qua. Abbiamo raggruppato i rifornimenti nel deposito a sud. Le scorte sono sotto chiave. Bene, un ultimo giro usciamo. Tra poco ci sarà il coprifuoco. E Robert? Che brutta parola. Stanotte. È troppo paranoico per restare solo. Ci faremo venire in mente qualcosa con gli altri.
Ok. Fuori uno. Fuori uno. Quanta pazienza, ragazzi. No, ma è bellissimo così, eh. Cioè, perfetto. Dov'è l'altra testa di cazzo? Sarà andato su per forza o sarà qua dentro? No. Minchia, io cammino così, quando tipo mi scappa una cagata di quelle pazzesche. Ok. Eccolo qui. Gli altri non si accorgono di un cazzo. Easy peasy. Ok, tesoro, te va di là. Ci penso di andare di qua. Non mi devi seguire. No, invece sì, seguimi. Ops. Ok. Fuori questo. Muto. Grande. Ehi, hai sentito qualcosa? Ehi, amico, cosa cazzo è? Tre colpi per farlo fuori, che cazzo è? Dai, che cazzo? Ancora a sparare. Ancora lui. Solo che mi coglieva. Due. Vai, fuori. Avremmo dovuto portare più gente. Non avevo dubbi. Basta. Che ci fosse. Perfetto. È vero, i coltelli poi servono per ammazzare i clicker. E se non hai coltelli, l'hai nel culo. Forza, il molo è lì. Devi usare le molotov. Andiamo. Dicevo, sicuramente c'erano soluzioni per ammazzarli in maniera un pochino più cristiana, però purtroppo i momenti di necessità, modern problems require modern solutions. Questo era un modern problem, per esempio. Apriti, sesamo. Eccoci al porto, o al molo, come volete chiamarlo voi. Il nostro uomo. Robert. Borrioso figlio di puttana. Facciamola finita. Deciso il ragazzo, eh? C'è una spedizione da un bel pezzo. E abbiamo perso i contatti a nord e pure a sud, merda. Usiamo la testa. Sono in tanti. No, usiamo il cazzo. Credo che sia per questo che prendiamo questi schifosi scarichi di protezione. Fanculo, Robert. Quel ratto dovrà stare a fondo. Anche se fosse, che cosa cambierete? Questa zona è spacciata. Meglio pensare a una strategia d'uscita. Sei matto. Andare al di là del muro è un suicidio. Io preferisco cavarmela qui. Tanto partiamo da te. E grazie per le munizioni. Stai andando forte. Hai una panda a tre porte. Mi dissocio. Lanciare questo è un pochino più efficace. C'è lui.
Merda. Coltellino. Foglietto. Manifesto di carico. Ok. Mischiati in affari loschi con mezza città. Fuori. Poi io mi chiedo già come cazzo faccio a non sentirlo. Davvero un bel colpo. No, non andare a controllare. Merda. No, non hai visto niente. Fra, non hai visto niente. È stato nessuno. Oh, merda! Oh merda. Vai. Basta, vero? Mo arrivano quelli armati. Dovevo fare il giro dall'altra parte, ma vabbè ragazzi, chill, tranqui. Ci saranno momenti peggiori in cui dovremmo agire più stealth. Cerca, fratello, cerca. Cerca, te cerca, non ti preoccupa. Cerca. Vediamo se riesco a prenderti da qui. Porca puttana, sono in gruppo. Muto. Non lo vedo. Eccolo. Che risico. Cazzo. Anche tu, fuori. Allora, questa uccisione, ragazzi, prometteva male all'inizio, ma alla fine si è rivelata tosta e tanta roba. Dovrebbero mo essere finiti. Ripeto, dovrebbero, perché sempre meglio mettere il condizionale, ma credo di sì, perché ce n'era uno qui, ma Robert deve mi sa che è già passato a miglior vita, quindi dovremmo esserci. Eccolo qua, Robert. Vai via, stai indietro, cazzo! Vogliamo solo parlare, Robert! Non abbiamo niente da dirci, stronzi! Metti giù quell'arma! Vai a fare il culo! Rubala, no? È vero, adesso c'è la rincorsa, Robert. Joel, di qua! Minchia, che violenza. L'avevamo quasi preso! Tranqui che lo prendiamo di qua. Ci sono cascato anche l'altra volta. Minchia, è durata tanto la corsa, eh? Ciao, Robert. Tess? Joel?
Niente rancori, vero? Assolutamente. Ok. Porca troia! Ci sei mancato? Ascolta, non so cosa tu abbia sentito, ma non è vero, ok? Voglio dire... Le armi? Vuoi dirci dove sono le armi? Sì, certo, ma... è complicato, ok? Senti, lascia che ti spieghi. Devo... Oh! Merda! Ok, basta, basta, basta! Oddio! Basta frignare. Stavi dicendo? Le ho vendute. Sei stato stronzo proprio. Non avevo altra scelta, avevo un debito. L'avevi con noi. Hai scommesso sul cavallo sbagliato. Ho solo bisogno di più tempo. Dammi una settimana. Sai, forse l'avrei fatto se non avessi tentato di uccidermi. Dai, sai chi che ha le nostre armi? Tua madre. Non posso. Dammi solo un paio di cose. Ah! Cazzo, Cristo. Chi ha le nostre armi? Cristo. Le hanno le luci. Avevo un debito con le luci. Sei scemo proprio. Cosa? Ascolta, tu proprio... Praticamente sono tutti morti. Possiamo andare lì, farli fuori tutti e prendere... Sì, aspetta, prima ti si fa fuori te. E dai, che si fottano le luci. Uccidiamoli. È davvero un'idea del cazzo. Adri aveva previsto tutto. Andiamo a riprenderci la roba. Come? Non lo so, gli spieghiamo tutto. Andiamo a cercare uno delle luci. Non dovrei andare lontano. Eccola qua. La regina delle luci. Che ci fate qui? Affari. Non sembri molto in forma. Dov'è Robert? Mi serviva vivo. Le armi che ti ha dato non erano sue. Le rivoglio. Non è... Ah, è vero, lei delle luci è quella ricercata sul volantino. Ok, ecco dove l'ho vista. Se le rivuoi, devi guadagnarle. Che stronza. Di quante tessere stiamo parlando? Non mi importa delle tessere annonarie. Devo portare una cosa fuori città. Fatelo voi. E io vi ridò le armi, e anche di più. Chi ci dice che li hai tu? A quanto ne so, i militari vi hanno quasi eliminati. Su questo hai ragione. Non le ho io. Ok, non le mostra. Devo andare. Decidetevi. Voglio vedere quelle armi.